Come giudichi le fonti? Come ti informi? Con cosa nutri il tuo cervello? Allora, premesso che in questo periodo non lo sto nutrendo quanto vorrei, a causa di tutti i progetti che sto portando avanti, sulle fonti, ho dei siti di riferimento, di debunking, che indicano delle fonti più autorevoli rispetto ad altre e tendo ad appoggiarmi a quelle. In generale, tutto ciò che fa slow journalism. E visto che ho usato una parola inglese, Quindi sei per il long form, e, nel senso ti piacciono articoli, ti piacciono più forme lunghe, long form. Sì, ma soprattutto che trattano un Sì, long. argomento come minimo ad una settimana dalla notizia uscita. Ah, ok, quello intendi con slow. Sì, intendo quello. Purtroppo ora è imperativo per il mondo dell'informazione, per stare a galla come business, essere sul pezzo, essere i primi a dare una determinata notizia, soprattutto in una chiave che generi indignazione, perché è quella che massimizza condivisioni, like, che sono quelli che poi le testate vanno a capitalizzare con gli inserzionisti. E tra l'altro, questo è molto grave che lo fanno, cioè, ovviamente le testate, ma lo fanno anche tantissimi, diciamo, influencer dell'informazione, non so bene come definirli perché non sono giornalisti, però hanno un grosso seguito sui social e devono veramente scandagliare la rete quotidianamente alla ricerca di quella notizia all'interno dell'ambito che loro trattano, che siano ad esempio i diritti civili o altre narrazioni che portano avanti, dare la notizia che possa indignare subito il più possibile per di nuovo avere engagement che poi si traduce in potere contrattuale con gli editori o con gli inserzionisti. E questo va veramente a detrimento della qualità dell'informazione, perché prima di 48 ore non c'è la speranza di capirci Anche di avere i qualcosa. fatti, cioè non sai neanche cosa è successo. Esatto, veramente, cioè ormai ogni volta che il giudice ha detto questo, cioè finché non leggi proprio l'intera sentenza, cioè è inutile star lì a commentare, cioè più volte si estrapola quel passaggio e vai a capire. Frasi pronunciate e poi devi andare a vedere tutto il video e capisci che contestualizzate avevano tutt'altro peso. È veramente insopportabile questa cosa e quindi sì, prediligo fonti Che non che inseguono schifano questa l'attualità. pratica. Esattamente, esattamente. Ho poi persone che seguo con interesse e fra l'altro faccio questa cosa e questo è un consiglio che mi sento di dare. Allora, come è legittimo e anzi importante, ognuno di noi avrà le sue idee politiche, le proprie posizioni ideologiche. Io consiglio di cercare persone Provo a con indovinare, sì, ci sta, sono idee arrivato, l'ho preso. diverse, ovviamente di cui si riconosca, secondo la propria definizione, l'intelligenza. Cioè che vada a spezzare quella dicotomia che viviamo tutti, secondo me è istintivo avere, del se una persona non la pensa come me, i casi sono due, o è scemo o è stronzo. O è Sempre così, cioè malafede o non ci oppure, cioè. arriva o è cattivo. E se ci fosse invece una terza via, magari parte da un set di informazioni diverso dalle mie e è arrivato quindi a questa conclusione. Andiamo a capire perché sono diverse queste informazioni. Oppure semplicemente la sua mappa dei valori è diversa dalla mia, in quel caso non si arriverà a un accordo, ma avendo io capito come funziona la sua mappa dei valori, se io devo, i valori sono delle strade per me. Che segue il nostro pensiero quando deve prendere una decisione. Se una strada non c'è, se quella persona non è sensibile al tema, ad esempio, dell'inclusione, e io voglio che diventi favorevole ad una determinata legge, è inutile che batta su quella strada lì perché non ce l'ha. Ma avendolo ascoltato con grandissima attenzione, avendo apprezzato la complessità del suo pensiero, dico: aspetta, 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 qua c'è un altro valore, un'altra strada che io posso percorrere per farlo arrivare alla posizione che interessa a me. Quindi è veramente utile. Allora, sì, può essere divertente seguire persone, tipo il politico influencer di turno che scrive stronzate sui social dalla mattina alla sera come guilty pleasure, ma quello non arricchisce. No, 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 cerchiamo intellettuali con posizioni diverse dalle nostre che argomentino molto, molto bene. Abbiamo solo da guadagnarci, perché se cambiamo idea su una posizione e ci rendiamo conto che era sbagliata, fantastico. Se non la cambiamo, sappiamo come pensa il nemico e questo ci aiuta.